fatta un osso piccolo piccolo, c'è una cera con osso piccolo, penda proprio con me, che la cera c'è un e invece la portasse una pianta da volenta, dove la posasse, mi sa che la lì, a tutto fatto, lì, e la Vergine Maria. Adesso ripeto questa piccola preghiera. Padre nostro piccolo piccolo, scena al cielo con stricco, penta palomma, che a cielo scennista, bizza la portasse una fronda da oliva. A tu la posasta, mi sa che la via, a tu spartorivo la Vergine Maria. Questa piccola preghiera mi ha molto intrigato perché ha delle caratteristiche a mio avviso straordinario per la qualità proprio artistica, stilistica della preghiera. E questo mi ha intrigato perché la cultura popolare, che è sempre sentita in generale come cultura minore, in questa poesia invece io ravviso una qualità effettivamente molto molto alta. Incominciamo a leggerla e inizia con Padre nostro piccolo piccolo, con la prima frase, in cui la prima parola detta è il Pater. Pater in una poesia dialettale si nota subito che è una parola latina, che il latino è la lingua ufficiale della Chiesa ed è anche il pater del Pater Nostro. Ma è soltanto preso come riferimento, perché un attimo dopo, si dice nostro piccolo piccolo, un attimo dopo tutta la poesia viene detta in dialetto. Per cui c'è questa sintesi, diciamo, tra la cultura ufficiale della Chiesa e la cultura e il linguaggio popolare. Poi scende al cielo con un stricco, scende dal cielo con uno schizzo d'acqua. La frase successiva è penta palomma, che a cielo scendeste. Penta palomma è un altro soggetto, che in realtà è il soggetto, lo Spirito Santo, secondo l'ufficialità della Chiesa, ma qui è detto pentapalomma, in cui penta è il tacchino, un animale da cortile, un animale proprio per questo un animale popolare, che diventa una sola cosa con la colomba, la paloma. Per cui c'è un'altra sintesi tra queste due culture, la cultura ufficiale della Chiesa e la cultura popolare. Poi, bizze la portaste una fronda d'oliva, nel becco portasti una fronda d'olivo. Nella registrazione si dice una pianta d'olivo, ma è uguale, insomma, in altre testimonianze di questa piccola preghiera si dice sarebbe una fronda d'olivo. E la fronda d'olivo rappresenta il simbolo della pace nel mondo, la speranza di salvezza. Per cui, addo la posasta, qui entra un altro soggetto che è un soggetto che dice questa cosa così immediata, addo la posasta. Dove posasti questa fronda d'olivo? Sullo Spirito Santo. Perché questa domanda così immediata, così veemente, diciamo così, veloce, così rapida, perché è l'umanità che vuole chiedere, vuole sapere in modo assoluto dove viene posata questa fronda d'olivo. E la risposta è: Mesa che la via, tu spartorivo la Vergine Maria. Mesa che la via. Mesa che la via non è semplicemente un posto, indicato un posto. E nel linguaggio popolare, quando si dice mesa via, significa che una persona ha perso tutto, ha perso la famiglia, ha perso le cose, ha perso vive alle intemperie. E questo avvicina molto
l'esperienza, si dice per qui, dell'esperienza della Madonna che partoriva in mezzo alla strada. E questo partorire in mezzo alla strada avvicina molto, diciamo, il senso del vissuto popolare. Un'altra cosa molto interessante di questa poesia è la musicalità. Se notiamo la prima frase, Padre nostro piccolo piccolo, scena cielo nostro, con la seconda frase è quasi identica, tra piccolo e stricco. Nelle altre frasi c'è Scenist che richiama Bizza la Portasto, Scenist e Portasto, ma Portasto viene ancora legata alla frase successiva dove si chiede a dove la posasto. Portasto e posasto è quasi identica la parola. Poi c'è la frona da oliva, dove partoriva, a oliva e partoriva, che è un'altra associazione abbastanza musicale. Poi mi sa che la via, la Vergine Maria, la via è Maria. Ma c'è anche all'inizio di frase, a dove la posasti e a dove partoriva, dove c'è un'altra associazione che musicalmente è interessante. La musicalità viene distribuita, diciamo così, non soltanto a fine di frase, ma anche all'inizio e anche al centro della frase. Per cui rende questo modo di far sentire la musicalità porta a una maggiore dinamica, a una maggiore partecipazione a questo evento. E questo riguarda la musicalità. Poi un'altra cosa molto interessante sono i verbi. E il primo verbo è scena a cielo con lo stricco. Scena. E tutti gli altri verbi sono al passato. Soltanto questo primo verbo è al presente, scena. Il tempo presente è il tempo del sacro, il tempo del sacro del rito sacro, il tempo del sacro è sempre presente, perché ogni volta che si realizza il rito, si realizza la storia, anche se è una storia passata, che sono passati 2000 anni. Si sta realizzando in questo momento l'evento. L'evento qui è l'evento della nascita del Cristo, no? Ma anche nella morte del Cristo, quando muore, tutti sentono che è in quel momento che sta avvenendo. Per cui è sempre presente. Il tempo del sacro, in qualsiasi sfaccettatura del sacro, è sempre il tempo presente. E però in tutto il resto della poesia si arriva subito al tempo passato, perché scenniste, portaste, posaste, partorire sono tutti i tempi passati. Per cui qui c'è un'altra sintesi tra il tempo sacro della ufficialità del rito, della Chiesa, e il tempo del racconto popolare che è al passato. Poi questi verbi hanno anche tutta un movimento transitivo, un momento di azione. Sono tutti verbi di movimento. Scende, scendiste, portaste, posaste, partorive. Sono tutti verbi di movimento. C'è anche addola posaste, che è un tempo anche di movimento, anche se crea un momento di sospensione. Mentre tutto avviene, c'è questa domanda che dà un momento di sospensione, ma è anche comunque un verbo di movimento. Fino a mi sa che la via dove partoriva, l'ultimo verbo, che è anche questo un verbo di movimento, voglio dire, ma è un tempo di un movimento intimo,
un movimento circolare che avviene in se stesso, avviene nel corpo di Maria. Quest'azione che si conclude nel partorire, nel corpo di Maria, è come se tutta la poesia andasse a toccare quasi il corpo, a sentire il corpo che partorisce, per sentire il sacro quanto più vicino possibile, che è come dire, ci sentiamo tutti figli di Maria.